Tanta guagna per tutti, ragazzi. Ancora una volta, ciao a tutti da parte di Coridan. Questo è il primo episodio della serie che tirerò fuori per guagna.it. Quindi spero che questa serie di 7 Days to Die vi piaccia e vi diverta. E poi ovviamente lo vedremo nel riscontro, dei commenti, di mi piace, di tutto quanto. Se sarà positivo, appunto, per guagna.it tirerò fuori molto volentieri una serie. Poi vedremo se caricare un episodio a settimana o qualcosa del genere. Questo lo decideranno loro. Farò una serie basata non tanto sul crafting, ma quanto proprio su un vero e proprio survival horror. Mi trovo nella città di Dyersville e consiglio a tutti spensieratamente di iniziare da questa città una volta che sarete in gioco, nelle prime fasi del gioco, perché si trovano molti materiali con cui appunto craftarci, vedete, pistole, armi, fucile a pompa, per craftarci quello che poi ci servirà per la prima sopravvivenza nel gioco. Iniziamo a rompere qualche bidone, così mi prendo un po' di scrap metal. Che ricordo, con lo scrap metal nel gioco si costruiscano le migliori armi da corpo a corpo, ma comunque si costruiscono anche le migliori attrezzature, tipo impalcature, muri di difesa e cose del genere. Poi, come vedete, in città ci sono molti zainetti e belle cose. Vi... zombie. Morto. Vi consiglio spensieratamente nei primi giri di visitare tutti quanti i magazzini di garage, perché è facile trovarci dei buoni materiali, ma se avete anche una botta di, chiamiamola, fortuna, per non dire culo, tra l'altro, ci troverete anche spesso e volentieri i trapani, motosieghe e cose del genere, insomma, oggetti che vi serviranno o per scavare o per sopravvivere nel migliore dei modi. Al solito abbiamo un po' di scrap metal e noi ci costruiamo gli iron ingot, che ci servono per costruirci, mettiamolo qui così, ok, un altro lingotto, basta. Con 2 lingotti e un po' di legnetti che ora crafteremo. I legnetti al solito si costruiscono buttando giù un albero. Merda, poi viene giù tutto. No, è rimasto il cespuglio. Prendendo la legna. Prendiamo la legna. Ok, la legna. Madonna, sti zombie. Ora sto sparando, ragazzi, col fucile a pompa. Non lo fate quando giocherete nella vostra partita, perché attirate con il rumore un casino di zombie. Comunque, io ora ho la legna. La legna la mettiamo al centro, ci prendiamo i cubetti. I cubetti li prendiamo al centro e prendiamo le tavole. E le tavole le rimettiamo al centro per fare i legnetti. Vedete, posso costruire, vediamo un po', l'accetta, però mi servono 3 di lingotti per costruire il martello. Vabbè, lasciamo stare l'accetta perché voglio il martello, che è l'arma più forte del gioco. Allora, spacchiamo un altro po' per prendere le scrap metal. Ringhiere, bidoni della spazzatura e cassette della posta danno gli scrap metal. Noi costruiamo un altro iron ingot. E ora vedete lo sledgehammer. Mettiamo i nostri bastoncini, i 3 iron ingot, e abbiamo fatto... perché? Dov'è l'ultimo? Ah, qui. Abbiamo fatto il nostro martello, che metteremo al posto del fucile a pompa per non fare troppo baccano. Quindi i legnetti conserviamoli. E come vedete, il martello, con un solo colpo alla testa, ucciderà gli zombie. Quindi è un'arma molto potente. Ma non solo, è un'arma molto potente per il combattimento, appunto, per sopravvivere contro gli zombie. Aia, questo però... madonna, aspetta, cerchiamo di non morire. Prendiamo subito il painkiller, che sono le medicine. Poi vi potete costruire anche i bendaggi più avanti con la stoffa. A quelli grossi ci vogliono 2 colpi per ucciderli, tipo il boomer della situazione. Voi dovrete iniziare a spaccare tutte le ringhiere che trovate per appunto prendere i famosi scrap metal. Ora ci vuole un po' di più perché sto distruggendo la colonna portante. E cacchio, vai giù. Vabbè, bevo un po' d'acqua. Bevete l'acqua quando siete a corto di stamina, che la recuperate. Giù. E direi che ne abbiamo abbastanza anche per farci un altro oggetto molto importante per la sopravvivenza. No, forse non ne abbiamo abbastanza. Lingotti 2, no. Per fare il piccone. Vediamo un po' se dentro questo sacchetto c'è qualcosa. Sì, munizioni per il mitra, ma la cosa bella è che non ho il mitra. Spacchiamo la cassetta. Mondial Casa ti aspetta. Che battutaccia, Coridan. Prendiamo la pelle, perché con... la stoffa. Con 6 pezzi di stoffa ci faremo il famoso sacco a pelo, che sarà poi posizionato come respawn point. Quindi quando morirete tornerete nel punto dove avete messo a terra il vostro... la chicchia un pochino serve, sì.
Costruiamo un altro iron ingot e basta per fare la pickaxe. No, ne servono 4, quindi giriamo le macchine, giriamo tutto al solito. Ammazziamo questo. Ovviamente i server, ragazzi, sono ancora un po' instabili proprio per il fatto che il gioco è ancora una pre-alpha, nemmeno un'alpha o una beta, una pre-alpha, quindi vabbè, chiudiamo un occhio su pickaxe, eccolo, sui possibili bug. Si fa nello stile classico di più o meno di Minecraft, 3 legnetti messi così e 4 lingotti messi sopra. Abbiamo fatto la pickaxe per minare. Minando ovviamente si troveranno metalli particolari o vi potrete scavare anche comunque un nascondiglio, un bunker e cose del genere. Diamo una mangiatina. Questo lo togliamo. Andiamo sulla pickaxe e per farvi vedere potreste scavare un bunker per strada, un'entrata. E questa è asfalto, vabbè ovviamente ho preso asfalto. Invece minando nei campi troveremo terra, terriccio, però andando più giù inizieremo anche a scavare la pietra. Vediamo un po' se riesco. No, sempre asfalto, per ora è sempre asfalto. Allora, visto che per ora non ci interessa costruirci un bunker, facciamo un altro giretto veloce per vedere. C'è un po' di roba ovviamente al vostro primo passaggio nella città più grande del gioco, nell'unica città al momento presente nella mappa di Namitz Gain. Troverete molti oggetti, poi ovviamente il server, se non verrà mai riavviato e cose del genere, gli oggetti per la sopravvivenza cominceranno a scarseggiare. Ok, abbiamo un po' di pelli, come vi ho detto, 7 pelli. Andiamo su sleeping bag, mettiamo le nostre pelli, comunque ne bastano 6. Messe così, e avrete fatto il vostro sleeping bag. Ora io questo sleeping bag, consiglio spensierato che vi do, trovatevi una casa a 2 piani. Tanto spacchiamo il bidone, come vi ho detto. Ovviamente le armi si distruggono, ragazzi, sia armi da fuoco che armi da corpo a corpo. Quindi, poi una volta distrutte le dovete ricraftare. Leviamo la pelle. Inizialmente prendete tutto, non lasciate niente. Vabbè, magari non prendete 7 ettolitri d'acqua, però perlomeno il cibo per sopravvivere, per esplorare quello, ecco, ne ho abbastanza. Ora noi cosa facciamo? Andiamo in soffitta. Occhio a non stare più di tante notti nella stessa abitazione perché ve la buttano giù. A son di botte, ragazzi, la fanno franare, eh? Avvertiti. Dai libri prendiamo le pagine che ci serviranno per, appunto, diamo un po' di pagine per costruirci la polvere da sparo. Ma anche quella, la polvere da sparo, il nitrati e cose del genere si troveranno ovviamente sempre minando, quindi inizialmente non le avremo. Ora cosa abbiamo fatto? Noi siamo andati... ah, c'è un altro zaino. La torcia, no, lasciamo. Siamo andati in soffitta, prendiamo lo sleeping bag, lo mettiamo al posto, un posto libero sulla barra, lo posizioniamo e come vedete adesso sulla mappa è comparso un triangolino bianco. Ci cliccate, ci viene un tondo bianco intorno, vuol dire che quando voi morirete avrete impostato questa zona come spawn point e quindi niente, tornerete in vita qua giù. Quindi vi conviene farlo fino a che esplorate una zona. Quando vi spostate da quella zona, che tanto vi ci vorrà più di un giorno e caleranno le tenebre, minchia che c'è, se tirate l'acqua ogni tanto. Quando andrete via da questa zona ricordatevi di tornare in questo edificio e riprendervi lo sleeping bag. Oppure se ne potete craftare più di uno, li lasciate un po' posizionati in tutte le zone del gioco. C'ho le armi per fare la seconda guerra mondiale, mi metto la pistola, tanto il fucile a pompa è sprecato. Cartucce per il fucile a pompa, cioè no, per fare la guerra. E niente, quindi avrete sempre il vostro punto dove... spaccando le finestre, non mi ricordo cosa si prende. Si dovrebbe prendere spaccando le tende, vabbè. Spaccate le tende, ragazzi. Me l'ero dimenticato di dirvelo, perché si prende stoffa, ovviamente stoffa dalle tende. E con la stoffa... vediamo un po', uno... aspetta, faccio frenare tutto, o no? Con la stoffa, che ne abbiamo altre 6, ci facciamo un altro sleeping bag. Quindi ne abbiamo 2 da posizionare in un altro punto e impostarlo come spawn point. Direi che, ragazzi, per questo veloce episodio è tutto. Sono le 5 di questo giorno, 22esimo giorno, e questa è la città di Deersville, quindi voi partirete quasi sicuramente la maggior parte delle volte o da questa zona brulla o da questa qua giù che sembra un po' il wasteland. Spostatevi sempre verso Deersville perché è la zona migliore per partire. E guardate, il mio zaino ve lo dimostra, insomma, con tutti gli oggetti che ho trovato. Ricordatevi,
Per partire, legna dagli alberi, ci fate i tronchettini, scrap metal, con gli scrap metal ci fate lingotti, ci costruite piccone, martello e ci potete costruire anche le impalcature e le pareti della casa. Lasciate perdere mazza chiodata, ragazzi, consiglio personale, poi ci sta che sbagli, fate quello che volete. Quello che mi ha insegnato il gioco, lasciate perdere accetta e mazza chiodata. Il martello è l'arma più forte del gioco e il piccone butta giù tutto, quindi quello che fa l'accetta lo fa anche il piccone. Spero ragazzi che questo episodio vi sia piaciuto, fateci sapere nel caso appunto a me o a Wagna e con i commenti a questo video se vorrete continuare a vedere altri episodi. Nel video precedente mi avevano chiesto addirittura di tirarci fuori una serie, vedremo nel caso vi piaccia e solo nel caso che vi dovesse piacere, perché deciderete voi se la serie dovrà continuare o meno. Vi ricordo che trovate il mio canale in descrizione comunque per altri episodi che sto ottenendo con altri miei amici sul mio canale personale. Tanta Wagna per tutti ragazzi, restate sintonizzati su Wagna perché ci sono sempre bei video tutti i giorni e al solito, come dico sempre, non ci fanno pagare il canone. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Oh, viva il metal, sempre. Yeah!